Mentre guardate lo schermo, il cuore comincia a battervi più forte. Avvertite un senso di vuoto alla bocca dello stomaco. Avete la gola secca, il palmo delle mani umido. Improvvisamente un brivido vi percorre la spina dorsale. Stringete la persona accanto a voi. Dite a voi stessi, questo è solamente un film. Questo è solamente un film. Ma prima o poi, amici, verrà il momento di tornarvene a casa. C'è dubbio che in alcuni film del terrore ci sia troppa tensione. Mamma, apri la porta. Ma anche tra il pubblico. Voglio uscire. Voglio andarmene da qui. Andrò a casa dei McKenzie. Non è lontano. A volte qualcuno abbraccia chi gli sta vicino. Il che va bene se quella è la sua ragazza. Gli dirò di chiamare la polizia. Ehi. Oppure a un tratto... Hai capito? No, ti prego, no. Gli spettatori danno suggerimenti ai protagonisti. Guardala, del film. Attenta! 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 La porta! Attenta! È lì dietro! Oh mio Dio! Attenta! Ammazzalo! Ammazzalo! Sì, brava! Brava! Riprendi il coltello, imbecille! Vattene da quella stanza! È strano, vero? Nella vita reale a nessuno piace la violenza, il dolore, il sangue, la morte. Ma se si portano sullo schermo, gente fa la fila per entrare. Forse perché un film del terrore è simile a un giro sulle montagne russe. Solo che si è seduti in un cinema, il che è relativamente sicuro. Thank you.
Forse nel nostro inconscio abbiamo bisogno di avere paura. Altrimenti perché andremo a vedere questi film? Oppure vogliamo solo dimostrare a noi stessi di non avere paura? Va avanti tu, Lonnie. Fifone, su, vieni. Ehi, Lonnie. È molto meglio per te se te ne vai. C'è qualcosa di piacevole nella paura, soprattutto in quella di un altro. Accidenti. I film del terrore risvegliano le nostre paure infantili del buio, di restare soli. Vecchio o giovane, andiamo al cinema per vedere i nostri sogni e le nostre fantasie prendere vita. Ma non tutte le nostre fantasie sono morali oppure lecite. Nei nostri pensieri possiamo essere infantili quanto vogliamo. I certi piccoli desideri di potere e di vendetta su cui fantastichiamo possono dare molta soddisfazione. Ricorrere alla violenza per vendicarsi di qualcuno può non essere nella vostra natura. Quel tipo laggiù è ripugnante, mi viene il voltastomaco solo a guardarlo. Ma scommetto che ci avete pensato. Ci sta fissando. Sta proprio guardando noi. Forse vuole provarci. Ah, è orribile. Non potrei permettere ad un essere simile di avvicinarsi. Davvero. Tutti accumuliamo risentimento e rabbia, spesso perché non possiamo sfogarci. Al cinema lo possiamo fare. Il problema è perché bisogna inventare tante cose orribili quando purtroppo esiste tanta vera paura nel mondo. Forse noi inventiamo tutti questi orrori artificiali perché ci aiutino a sopportare quelli che esistono davvero. Nel 1974 è uscito un film tratto da una storia vera. Si chiamava Massacro nel Texas. E il personaggio di Leatherface si rifaceva a Ed Gein, un pluriomicida saccheggiatore di tombe che viveva in una città piccola e isolata. Gein era un cannibale, un necrofilo e un travestito. Ma non si vestiva con abiti femminili, bensì della pelle delle sue vittime.
È chiaro che questi film possono provocare degli incubi. Ora devo chiudere gli occhi. Non importa. Oh sì, così va bene, grazie. O sono i nostri incubi che ci fanno girare questi film. L'hanno fatto. Bel trucco, non è vero, amici? Complice il buio della sala. Qualsiasi cosa vediate, qualsiasi cosa non riusciate a vedere, qualsiasi cosa crediate di vedere, voi non potete controllarla. Siete alla mercé del regista. Vieni qua. Ehi, ehi, vieni qua, bello, vieni. Dai, vieni qua, vieni. Amico, ma perché fai così? Vieni. Che inquadra in soggettiva dell'assassino si fa vedere ciò che egli vede, ma non chi è. Signora Bells. Certo, potete sempre chiudere gli occhi. Ma non anche le orecchie. Del resto, è una buona idea tenere gli occhi aperti.
Soprattutto se siete usciti in una notte di luna piena, perché non potete mai sapere quello che vi aspetta. Molti anni fa, quando il regista voleva trasformare un personaggio in un licantropo, l'attore doveva semplicemente restare immobile. Il trucco fotografico faceva il resto. Oggi il pubblico è più esigente. E diventare un licantropo può essere molto faticoso. Occorrono abilità, ingenuità e un forte stomaco. Bene, ora ti prosciugherò le vene. Soggettisti e tecnici creano situazioni e trucchi sempre più spettacolari. Per impressionarci, per lasciarci senza fiato, in un gioco che sembra non avere fine. Ma gli effetti speciali non sono essenziali per un buon film. La cosa più importante è la tecnica del regista. E l'incontrastato maestro è stato Alfred Hitchcock. Bravo, ha vinto una bambolina. Ha fatto il massimo. Questo è il parco dei divertimenti più bello del mondo! Venite, signore e signori! Ti chiami Marion? Sì, perché... spendendo pochi dollari! Sarà una serata indimenticabile! Venite, signore e signori! Venite! Venite! Questo è il parco dei divertimenti più bello del mondo! Quando dico che non mi interessa il contenuto, Mario, è esattamente come se un pittore si preoccupasse, per esempio, se quelle mele che ha dipinto siano dolci oppure siano aspre. A chi importa? È il suo stile, il suo modo di dipingere. Da questo che si ottengono le emozioni. Questa scena dura solo 45 secondi. Ed è stata ottenuta con 78 brevi inquadrature montate e proiettate in rapida successione. L'effetto che ne riceve il pubblico è quello di una terrificante e violenta scena di omicidio. Thank you.
Dal preciso momento in cui compriamo il biglietto, sappiamo che entreremo nel gioco. Il problema è solo come, dove e quando. E questo gioco si chiama suspense. Carino, Bob, veramente carino. Vedi qualcosa che ti piace? Che ti prende? Non vuoi essere il mio fantasma, Bob? Insomma, mi hai portato la mia birra o no? In questo caso, è come se il regista dicesse al pubblico: ora preparatevi, state per vedere qualcosa che vi spaventerà. Però non ho alcuna intenzione di dirvi quando avverrà. È un ottimo metodo per farvi soffrire. Ho conosciuto questo bambino quando aveva 6 anni. Aveva la faccia pallida, non provava mai alcuna emozione. Aveva occhi scurissimi, gli occhi del diavolo. Ho passato 8 anni cercando di fare breccia in lui. E ne ho passati altri 7 tentando di tenerlo rinchiuso. Mi ero reso conto che la luce che c'era negli occhi di quella creatura era semplicemente diabolica. Vuoi rispondermi? Bene, non rispondere. Accidenti, sei strano. Beh, chiamerò Lori. Le chiederò se Paul e Danny escono. Tanto qui non succede niente. Pronto? Ho capito, Annie. Vuoi farmi sentire come ansimi e poi le urla di piacere, vero? Vuoi smetterla di fare l'amore? Annie! È certo che un fattore essenziale per una buona dose di suspense è che il pubblico riceva sufficienti informazioni. Eccovi un classico esempio. La bomba che deve esplodere. Un tale e io siamo qui seduti e stiamo parlando di baseball. Parliamo per 5 minuti. Improvvisamente una bomba esplode. E il pubblico ha uno shock per 10 secondi. Un terribile shock. Adesso prendiamo di nuovo la stessa banale situazione, dicendo al pubblico fin dall'inizio e facendogliela vedere che sotto il tavolo c'è una bomba e che esploderà entro 5 minuti. E mentre parliamo di baseball, il pubblico che cosa fa? Dirà: non state a parlare di baseball, c'è una bomba sotto il tavolo. Liberatevi! Vorrebbero fare qualcosa, ma non possono alzarsi dalle sedie, entrare nello schermo, prendere la bomba e buttarla via. Non capisco cosa sta succedendo laggiù. La benzina! Quell'uomo si sta accendendo il sigaro! Cosa? Cosa c'è il sigaro? Se ne vada! Attento! Vada via! Vada via! Vada via! Lo shock e la sorpresa sono molto diversi dalla suspense. Se
si vuole scioccare la gente, bisogna coglierla di sorpresa. E poi colpire. Oh, non tacci! Non tacci! Era molto scioccante. Vero, ragazzi? Ma anche la suspense può essere altrettanto brutale. Mio Dio, uno squalo! Eddie, fa presto! Nuota più in fretta, c'è uno squalo, Eddie! Nuota! Terrore deve la sua esistenza a quei personaggi che servono la sua causa. I cattivi. I pazzi pericolosi. La vendetta è mia, ha detto il Signore. I folli più sfrenati. Sono loro a condurre il gioco, per età, aspetto o professione. Dammi il denaro, stronzo. Ma allo stesso tempo... Non sono un uomo cattivo. Sanno essere incoraggianti. Tutto quello che voglio è che ti fidi di me. Forza, apri la porta. Vuoi picchiarmi ancora? Lo sai che nel mio cuore ci sei soltanto tu. Sanno essere disarmanti. Dai, amore, apri questa porta. Non lasciarmi qui fuori da solo. Prenda ogni giorno questa pozione, molto più rinfrescante, sicura e ricca di vitamine di qualsiasi pillola oggi in commercio. Sanno essere rassicuranti. E se ha bisogno può chiamarmi a qualsiasi ora, non mi disturba. Potreste anche aver sposato uno di loro. Wendy, sono a casa, amore. Ma anche quando siete certi di sapere chi sono, non avete alcuna garanzia di essere al sicuro. Io so chi sei. Sei un assassino. Io so chi sei. Oh! Aiuto! Quest'uomo si sente male. Presto, qualcuno chiami un medico. A volte non possiamo che restare affascinati dalla loro astuzia. Giura che non vuoi picchiarmi ancora. Non ti picchierò mai più. Io voglio solamente darti tutto l'amore di cui tu hai bisogno. Te lo giuro. È davvero incredibile quanto puoi essere stupida. Abili e calcolatori. Quando è il momento di essere crudeli, sono sempre sicuri di sé. E tu, qual è il tuo giocattolo preferito? Geraldine. Cosa hai detto? Potremmo avere a tavola anche Geraldine, allora? No, non si può. Perché no? Perché con lei ci gioco soltanto io. I peggiori di tutti spesso sono i più insospettabili. Posso esserle di aiuto? Sì, vorrei qualcosa di speciale. Ah sì, credo che primavera possa andare bene per lei. Il suo è ottimo. Cos'è? Credo che questo le piacerà di più, signore. Vuole provarlo, prego? Che cosa ne pensa? Può farmi un pacchetto? Certo. Vengo a prenderlo fra due minuti. Va bene. Lei è una ragazza molto bella. Grazie, signora. Ah.
cattivo, ha uno stile che si rispecchia nei suoi messaggi. United Press. Sto per dettarvi un comunicato della massima importanza. Il suo vero nome è Ama Reinhardt. Non è un giornalista e non ha un'organizzazione alle spalle. Improvvisa. Riesce ad avere successo dove gli altri hanno fallito. Ma ora ha cambiato faccia e sarà più pericoloso che mai. È un viaggio di lavoro o di piacere? Di piacere, almeno spero. Nessuna donna aveva mai osato lasciarmi. Hai capito? Nessuna! Le donne non mi lasciano mai. Non avendo alcuna coscienza, la loro cattiveria non conosce limiti. Lezione numero uno, Ginger. È sicuro? Sta parlando con me? È sicuro? Cosa è sicuro? C'è chi è capace di tutto. È sicuro? Non so cosa vuol dire. Ehi, tu! Via! L'hai visto? Grida! No! Spagli! No! No, ora no! Pagherai per quello che hai fatto a Ginger. A Ginger io ho dato soltanto una piccola lezione. Cos'è? Non ti sta bene, puttana? Ma... sta fermo. Maledetto, è morta! È morta, eh? Già! Volete incastrarmi, vero? Sei un assassino, un assassino! Nessuno mi incastra, avete capito? Nessuno! Forza, sparate, avanti, sbirri, sparate, ammazzatemi! Lei è morta, stronzi, morta! Avete capito? Morta! Morta! Disparate, coraggio! Coraggio! Avete capito? Morta! Ci lasci stare, non abbiamo fatto niente. Devi essere molto fiero di lei. Su, avanti, vieni. No, prendimi! Che cosa volete fare? Vivere, signor Murray. Arthur! Ha preso una donna, la sta portando davanti, la spinge contro il finestrino. Che vuole fare? Avvicinati un po', voglio vedere la sua faccia. Questa qui è per te, Da Silva. Oh, Cristo, non farlo. Ehi, Susie. Sì, Mike. Voglio sapere... Mike! Alla fine non riescono più a distinguere i buoni dai cattivi. Forse non conoscono la differenza. Forse non gli importa di conoscerla. Possono essere crudeli. Disperati. Quello che ha fatto a Ginger non è nulla in confronto a quello che farò a te. O completamente squilibrati. I cattivi sono sempre emotivamente instabili. Perché l'hai ammazzata? Mi andava di farlo. Perché non uccidi anche me? Al momento giusto. Hanno il potere di far soffrire. Io credo di sì. Avrebbe dovuto avere più cura dei suoi denti. Lei ha una gran brutta carie qui. Assicuro. Non importa quanto si fanno odiare, i cattivi sanno come costringerci a guardarli. Ti troverò, puttana. Per favore, la prego. Non si preoccupi. Basta. Non entrerò in quella brutta carie. Quel nervo sta già morendo. Invece un nervo vitale è certo infinitamente più sensibile. Perciò trapanerò un dente sano finché non avrò raggiunto la polpa. A meno che ovviamente lei non possa dirmi che è sicuro. Walker! No, ti prego! Via! Fermo, mani in alto! Fate il
giro, prendetelo, è vicino alla finestra. La vita può essere molto semplice, sollievo o sofferenza. Ora, quali delle due io debba procurarle, dipende solo da lei. Perciò, ci pensi bene e mi dica. È sicuro. Noi siamo nati indifesi. Da piccoli dipendiamo dagli altri per il cibo, per ricevere protezione, per riuscire a sopravvivere. Siamo completamente vulnerabili. Lentamente, ma ineluttabilmente, impariamo ad avere paura. Michael! Non hai sentito tuo padre? Scendi subito da quella barca! Torna a terra! Poi ci viene insegnata la differenza tra il bene e il male. Ma tutti possiamo sbagliare. E a volte corriamo degli stupidi rischi anche se sappiamo che può essere pericoloso. Devi andare. Quando poi ci pentiamo di quello che abbiamo fatto, ormai è troppo tardi. Signor, aspetti un momento. Ma la cosa più terrificante. Robert? Come stanno i bambini? Che cosa? È che per ragioni che non possiamo conoscere. Per ragioni al di là della nostra comprensione. O peggio ancora. Per nessuna ragione. Voglio quello. In qualsiasi momento. In qualsiasi luogo. Potrebbe capitarci di essere noi.
La vittima. Ma che cavolo ridi, stronzo? Poiché il cattivo colpisce quando uno è vulnerabile, la vittima di solito è sola. Pronto? Perché non hai controllato come stanno i bambini? E sfortunatamente in questo tipo di film, la vittima purtroppo è spesso una donna. È un uomo, credo che voglia spaventarmi. Uno sconosciuto che telefona? Sì, esatto. Forse è un maniaco, la città ne è piena. Wendy, forse è bene che tu sappia che quando vieni da queste parti e mi interrompi, mi fai perdere la concentrazione. Mi distrai, capisci? E mi ci vuole un casino di tempo prima che riesca a ritrovare il filo. È chiaro? Sì. Mettiamo una nuova regola. Quando io sto qui e mi senti battere a macchina, o non mi senti battere a macchina, qualsiasi cazzo tu mi senta fare qui, quando mi trovo qui vuol dire sempre che sto lavorando, allora fammi il porco piacere di non venire. Tu che ne dici, ci riesci a farlo? Sì. Il telefono non funziona. Stia tranquilla, non si preoccupi. Ora cerchi solo di riposare. L'avvertirò io se rintracceremo i suoi genitori. La cosa peggiore è che la vittima sia conscia del pericolo che corre, ma impossibilitata a salvarsi. Ho bisogno di te, qui a casa. Avvantaggiando così il cattivo, che sa sfruttare sempre queste situazioni. Tu devi venire al più presto, ti prego, prima che lei torni. Oppure la vittima può benissimo non essere conscia del pericolo. C'è un telegramma per il dottor Potter. Non è in casa, dia a me. Devo darla a lui, mi dispiace. Beh, sono sua moglie, Joe me lo farebbe leggere. Quando sarà di ritorno? Non lo so, può darsi nel pomeriggio, vuole tornare più tardi? Stia pure sicura che lo farò, signora. Perché? Perché sono molto confusa? Ti scongiuro, dammi almeno 5 minuti per pensare. Tu hai avuto tutta la tua maledetta vita per pensarci sopra. A cosa vuoi che ti servano altri 5 minuti? Stammi lontano! Ti prego! A farmi male! Ma chi ti fa niente? Va via! Wendy! Stammi lontano! Tesoro mio, luce della mia vita! Non ti farò niente, ma tu devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente, solo che quella testa te la spacco in due. Spaventato molto, se era questo che volevi. Era questo, vero? No. Che cosa vuoi? Il tuo sangue. Su tutto il mio corpo. Lori! Lori, aspetta! Aspetta, Lori. Cappuccetto rosso? Cappuccetto rosso? Su, apri la porta. Su, apri, non hai sentito il mio toc toc toc? Allora vuoi che io soffri?
Vuoi che faccia puff? Allora devo aprirla io la porta! La prego, lei deve aiutarmi. Sono sola in casa, ho paura. Coraggio, stia calma. Facciamo così, se quel maniaco la richiama. Chiamerà di nuovo, so che lo farà. Va bene, ora si calmi. Metteremo sotto controllo il suo apparecchio. Così se richiamerà cercheremo di rintracciare la telefonata. Bisogna andare a cercare i guai per trovarli. Ho visto questi fiori dappertutto. Crescono come parassiti sulle altre piante all'improvviso. Da dove vengono? Dallo spazio. Ma che cosa state dicendo? Un fiore spaziale? E perché no? Perché pensiamo che dallo spazio debbano arrivare solo astronavi? Il male può venire da ogni luogo. Può arrivare misteriosamente dallo spazio. Può apparire improvvisamente qui, sul nostro pianeta. C'è un banco di nebbia laggiù. Sulla terra o nel mare. E i luoghi che ci sono familiari. O che ci piacciono. Diventano ostili. Pericolosi. Che nascondono e proteggono il nemico. Io voglio vedere chi c'è lì. No. Non posso restare ancora un minuto. Vai in camera tua. E ci lasciano. Va bene, vado. Alla sua mercé. A volte la natura può giocare strani scherzi. Non so che diavolo ci sia lì dentro, ma qualcosa c'è di sicuro, puoi giurarci. Malvagie forme di vita provenienti da altri mondi potrebbero mettere in pericolo la nostra esistenza e il nostro dominio sulla Terra. Vedete, si tratta di un organismo che copia altre forme di vita e le copia alla perfezione. Quando la cosa ha attaccato i nostri cani, ha cercato di digerirli, di assorbirli.
cambiando così la sua stessa forma per riuscire ad imitarli. Questo non è un cane, ma la sua copia. L'abbiamo ucciso prima che la cosa avesse finito. Finito che? Vedi? Jack! Chiamo la polizia. Stewart, svegliati! Altrimenti ti prenderanno! Svegliati! Arriviamo, signor Barnes. Come sai il mio nome? Riattacca, Matthew. Io riattacca! Non gli ho detto il mio nome. Io non gli ho detto il mio nome. Sono loro, non capisci? Sono dappertutto, sono usciti dal guscio. Ho ragione, è così. Stanno uscendo dal guscio. Come possiamo combattere quello che non comprendiamo? Come possiamo trionfare su quello che non si conosce? Il male non deve necessariamente venire da un altro mondo per dominare la Terra. Ciò che ci terrorizza da secoli, il diavolo, signore degli inferi, assume qualsiasi sembianza. Anche quella di un bambino. Non devi aver paura, piccolo mio. Io sono qui per proteggerti, lo sai. Damien! Ciao! Damien! Io pensavo di... Damien, guardami! Guarda, mamma! Guardami, Damien! Lo faccio per te, Damien! Vediamo se... Sta lontano! Oh, mio Dio! La troia è mia! Chiamami! Chiamami! Prego, entri. Coloro che idolatrano il potere del diavolo incutono ancora più terrore. Tutta quella gente, quelle strane feste, con musica, flauto e cantilene, ti dico che sono riti, riti satanici, tesoro, come si chiamano? Non ci ma leggi qui quello che fanno, Guy. Usano il sangue nei loro rituali. E il sangue più potente è quello di un bambino. E non ne usano solo il sangue, ma anche la carne. Rosemary, per l'amor di Dio. Non metteranno più piedi in questa casa, te lo giuro, Guy. E non li farò mai più avvicinare al bambino. Sono tutti vecchi amici ed è gente completamente innocua. Il dottor Shansi del caso che suona il flauto e con questo... Io non permetterò che il bambino possa correre dei rischi. Beh, tu non ci vai. Ma io gli ho già detto di sì. E invece dirai a quel ragazzo che non ci vai, altrimenti cambieremo casa. No. Puoi giurarci, Kerry. Non lo rivedrai più, chiaro? Mamma, il male può essere mamma, nascosto dentro ognuno di noi. Ed è molto difficile accorgersi. Mamma, ti prego, parlami! Ma alcuni ci riescono. Io ci vado, mamma. Non puoi impedirmelo. E non ne voglio parlare mai più. Chi siamo? Stai comoda, Regan? Sì. Quanti anni hai? 12. C'è qualcuno dentro di te? Qualche volta. Qualcuno non è quello che sembra essere. Per ora si tratta di uno o due di noi, ma in primavera potremmo essere tutti. Come sappiamo chi è un essere umano? Se io fossi una coppia. Una coppia perfetta. Come sapresti che non sono quello vero? Adesso io sto parlando all'essere che è dentro Regan. Se ci sei, anche tu sei ipnotizzato. Devi rispondere a tutte le mie domande. Su, manifestati. E rispondimi. Che cosa c'è dentro di noi? E che accadrebbe se ciò che è dentro di noi si scatenasse improvvisamente?
Apri! Io ti esorcizzo in nome di Gesù Cristo. Lui che ti precipita dall'alto dei cieli nelle profondità dell'inferno! Tuo figlio non è un essere umano, sta attento. Non fare errori. No! 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 Cosa gli avete fatto? Che cosa avete fatto ai suoi occhi? Agli occhi di suo padre. Ma che dite? Non è possibile! Quelli di Guy sono normali! Ditemi che cosa gli avete fatto! Ditemelo, maledetti! Il suo vero padre è Satana, non Guy. No! No! Aiuto, ti prego, papà! No! No, papà, no! Aiuto! Oddio, aiutami tu! Dio è morto! Satana vive! Quando le forze del male si scatenano, nessuno riesce a salvarsi. Amen. Il problema non è solo quello che può accadirci. Matthew! Carogna schifosa! Prendi me! Entra in me! Ma anche in cosa possiamo trasformarci. Maledetto, entra in me! Cosa hanno in comune tutti questi film? Any comic would be highly censorable. Molta gente nei guai. E qual è la cosa per cui ci cacciamo nei guai più facilmente? L'amore. Mi ama, amico. Ed è sempre stato così. In this light I can tell where your eyes are looking. Anche l'amore può essere pericoloso. Ero un po' ubriaca, grazie per avermi raccolta. Ma c'è chi ama rischiare. E di solito sopravvive. Nei film del terrore non c'è bisogno di rischiare. Basta fare una passeggiata a sole di notte. E potrebbe anche essere l'ultima. Un bagno nude al chiaro di luna è proprio una pessima idea.
Vieni. A letto può succedere qualsiasi cosa. No, non farlo! Senti, accetto Master Charge Visa American Express, ma non per le mance. Che Dio aiuti chi fa del sesso la sua professione. D'accordo, non è proprio così. Le mance puoi metterle sulla visa, se vuoi. Che questi cos'è? Film possono fargli cambiare mestiere. Per sempre. Angelo mio! Angelo mio! Mi ordina di spogliarmi e io lo faccio, tenendo sempre d'occhio il rasoio. Lui si cala i pantaloni, mi spinge sullo stomaco per farmi girare. Poi si mette dietro di me e agita quella fredda lama. In questi film raramente l'amore termina col piacere, bensì con la violenza. Ora piccola toglierò la mano, ma se provi a gridare, bang! Ora vediamo. Molto bene, sei veramente brava. Adesso sta buona, ti piacerà. E visto che non si può essere più vulnerabili di quando si è nudi, il bagno è il posto più pericoloso in assoluto. Fa parte del vostro mestiere. Voi fate tutto quello che può darci piacere. Per voi è soltanto un bel gioco. Beh, che te ne pare? Sono sicuro che non sarai sorpresa se ti dico che ci sono degli angoli in ciascuno di noi che meglio siano lasciati in pace. Pronto? Pronto? Oggi ti ho guardato. Deviazioni, debolezze che non dovrebbero mai venire alla luce e che sono i vostri assi nella manica. Ti dispiacerebbe molto non farlo. E io non mi ero mai reso perfettamente conto delle mie finché tu non le hai messe in evidenza. Non so ancora le decisioni che prenderò. Ho le idee molto confuse.
Ho fatto delle cose orribili, ho ucciso 3 persone. Eppure non riesco a considerarmi un criminale. Almeno non più di tanti altri. So che ti aspetti che io faccia qualcosa di strano. Perciò non fa differenza quello che farò, non è vero? Non ti farò male fisicamente. Perché... perché non ti metti comodo? Spogliati intanto. Per ora sto bene così. Posa la testa sul cuscino. Hai dei meravigliosi capelli biondi. Volta la testa. Ecco, così. Maledetta puttana! I primi film dell'orrore erano dominati dalle figure classiche. Frankenstein, Dracula e il licantropo. Ma col passare degli anni... La sposa di Frankenstein! Cominciarono a perdere il loro effetto sul pubblico. E vennero usati per provocare la reazione opposta. Noi dobbiamo andare in quel castello. Ah, sì, ma quella donna... Cerca solo di spaventarci. Ah, beh, allora ci starei uscendo proprio meno. Cammina! Oh, no, no, ti prego, non mettertela. Che ti prende? Forse crederai che io sia pazzo. Ma tra mezz'ora ci sarà la luna piena e io mi trasformerò in un lupo. Come altri milioni di uomini. Poiché film dell'orrore e commedie si intrecciano sempre di più, è difficile prevedere come si reagirà. O ciò che si proverà. Non cantare mai più la mia musica, né qui né da un'altra parte, hai capito? Mai più! La mia musica è per Phoenix, può cantarla solo lei. Chiunque altro provi a farlo, morirà! I don't know what's making me smile. The world is sick, I'm used to it. Wouldn't you agree? Non potresti farmi queste cose orribili se non fossi bloccata su questa sedia. Già, però tu sei Blanche. Stai là, su quell'orrenda sedia. No place to hide, no ones who they seem. Safe as long as they stay on that screen. If someone's gotta go, you know. Better them than me. Wow! Cosa state guardando? La signora del telegiornale è diventato licantropo. On a ladder in the skies, try and kill your world of mine. It dies, the night, every night it dies. It dies, it dies. By the way they treat their pets, they deserve just what they get. Yet when they die, I ought to cry. I laugh instead, I wonder why. Oh. Mettimi giù. So right, my mind is clear and free. No fly is gonna get the best of me. Maybe bad thumb is
misunderstood. Here come the frog that goes the neighborhood. People are so damn good. I'm rooting for the shark. Mother Nature's had one too many. Don't look for cops, they're never any. Don't sit there like a dummy, waiting in the dark. Solamente un film. Questo è solamente un film. Ma prima o poi, amici, dovrete per forza lasciare il cinema e tornare a casa. Probabilmente da soli. Io ti prendo, Danny! Thank you.
Thank you.